si aprirà con un omaggio ad uno dei simboli della cucina italiana, la pizza, la nona edizione del mercato internazionale dei prodotti tipici ad Arezzo da domani venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Sarà infatti il taglio di una pizza lunga 3 metri offerta dalla pizzeria Aretina al Fogher a dare il via ufficiale alla 3 giorni a tutta gastronomia e artigianato con oltre 200 espositori in rappresentanza di molti paesi dall'Argentina alla Thailandia, dall'Europa al Nord Africa. Alla singolare cerimonia di inaugurazione fissata per le 12 in via Margaritone all'angolo con via Niccolò Aretino parteciperanno il sindaco di Arezzo Giuseppe Fanfani, il presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni, la presidente di Comcommercio Anna Lapini ed il direttore Franco Marinoni, il presidente di CNA Walter Bondi ed il presidente di Coldiretti Tullio Marcelli e gli altri esponenti delle associazioni che hanno collaborato alla manifestazione più attesa dell'autunno aretino, ovvero Feder Consumatori e CIA. Dopo il taglio del nastro pizza, le autorità compiranno il consueto tour tra gli stand del mercato per portare il saluto della città ai tanti operatori stranieri arrivati per l'occasione. Tra le new entries quest'anno il banco con le specialità del Brasile, quello dei biscotti made in USA e quello di mobili artigianato thailandesi. Venerdì si apriranno anche le collaterali di Piazza Sant'Agostino, vera novità di questa nona edizione. Sempre in Piazza Sant'Agostino alle 19 di venerdì arriva lo spettacolo di flamenco seguito alle 20 dall'aperitivo offerto in piazza dalla Bottega degli Illustri. L'appuntamento con la danza torna sabato alle 21 con il tango. In occasione del mercato internazionale che nelle edizioni d'oro ha fatto registrare fino a 240.000 presenze in sole 3 giorni, molti negozi del centro storico di Arezzo resteranno aperti anche la domenica. Sempre domenica la proposta di intrattenimento e shopping di Arezzo si arricchirà con l'edizione straordinaria del mercatino dei ragazzi del Calcit in Piazza Grande.